Notte insonne per i vigili del fuoco che, coadiuvati dalla protezione civile e dai tecnici comunali casamicciolesi, hanno lavorato instancabilmente fino alle 7 del mattino per liberare la litoranea dalla terra e dai detriti accumulatisi sulla carreggiata in seguito al cedimento di un costone. Le immagini girate nel day after fanno davvero accapponare la pelle, ma per fortuna il terrapieno non ha mietuto vittime. Le operazioni di svangamento e di messa in sicurezza sono state eseguite sul campo dal sindaco Giovan Battista Castagna, che con i propri tecnici sta studiando una soluzione per consentire la riapertura, anche parziale, dell'ex strada statale. Nonostante entrambe le corsie siano state liberate, infatti, il ripristino della circolazione veicolare non è ancora possibile, e questo perché la zona risulta ancora a rischio. Nel frattempo, il primo cittadino del comune termale ha stabilito che anche nella giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado del territorio casamicciolese rimarranno chiuse,